con Franco Ascani amicizia, ma abbiamo fatto qualcosa per Bicocca, sei venuto a Ostia, per Pozziano, ti ricordi, come studenti. Io insegno a Scienze Motorie a Roma, Management dello Sport all'Università, diciamo, si chiama così, del Politecnico. E quindi sono abituato con gli studenti con cui ho a che fare, così come il professor Ascani, a toccare dei temi che in qualche modo rimangano. Allora, c'è una cosa che volevo dire. Questa idea dell'osservatorio, che è un organismo giovanissimo, meno di 2 anni, è nata da gente dello sport, soprattutto atleti. Avete visto alcune immagini, ma gli atleti che hanno aderito come testimoni sono molto numerosi, oppure dei dirigenti sportivi, ma l'ispirazione è molto alta. Lo sport ha un sacco di problemi, un casino di problemi, fatemi usare, che deve cercare di risolvere, nessuno ti aiuta, quindi devi essere capace di risolvere tu ogni sport, i campionati, avete visto le liti di tutti i giorni, no? Quanti ce ne sono? Non ci dobbiamo scandalizzare, è normale che sia così, è normale che sia così, la vita è fatta di questo, la società è fatta di questo. E tuttavia ci sono dei valori che lo sport può usare per allungare lo sguardo, per andare oltre, per non limitarsi al proprio campanile, alla propria chiesa, al proprio campetto. Quando le Nazioni Unite hanno approvato i Millennium Goals, gli obiettivi del millennio, hanno stilato un documento e per la prima volta nella storia, ricordatelo, è un momento storico, prima dell'anno 2000. Per la prima volta nella storia le Nazioni Unite hanno detto lo sport può contribuire a promuovere la pace. Pensate, per secoli noi andavamo in giro battendo la porta dicendo ascoltateci, noi siamo quelli dello sport, guardate che noi possiamo aiutare i giovani. Nessuno ci dava retta, io sono abbastanza anziano come alcuni che sono qua, non ci dava retta nessuno. Sembravano dei poveracci che pretendevano di poter educare i giovani, ma non era vero, invece no. C'è stato un momento in cui dice, accidenti, noi non ce la facciamo, le Nazioni Unite ormai hanno fallito, non riescono a fare la pace, addirittura erano con lo sport. Fu geniale buon Antonio Samaras nel dire, ma noi l'abbiamo fatto per tutte le Olimpiadi antiche, 1174 anni, lei che ria, le mani ferme, la tregua olimpica, era fatta in questo modo qua. E ha creato una fondazione per la tregua olimpica. Il professor Ascani è membro della Commissione Cultura, io sono stato a lungo, per quasi 15 anni, membro della fondazione per la tregua olimpica. E l'obiettivo era quello, dimostrare al mondo che lo sport, che ha mille problemi, il doping, ne mille cose, però, sapeva trasmettere ai giovani qualcosa che andava al di là del proprio particolare, come diceva il Guicciardini. Ecco, questa è l'ispirazione, non voglio salire troppo in alto, ma ci siamo detti, ma possiamo andare oltre? Sì, dire a tutti coloro che praticano lo sport che il doping è il peggio del peggio del peggio, non glielo devo dire io, glielo deve dire Roberto Cammarelle, campione olimpico di pugilato. E poi andare oltre, il bullismo è una delle piaghe più gravi che ci sono, vengono i questori della polizia, ci parlano del cyberbullismo, i suicidi dei bambini, dei ragazzini spesso sono frutto di cyberbullismo, quello che non si vede, non vedi il bullotto che dà i pugni, gli arriva sul computer. Ecco, allora questa è stata l'ispirazione, siamo sorti da poco, però per fortuna abbiamo trovato, e per sfortuna della nostra società, una sensibilità pazzesca, andando in giro per l'Italia, abbiamo visto gli insegnanti, i presidi, che vorrebbero, sono assetati di messaggi che contribuiscono a frenare, a tentare di frenare. È quasi impossibile. Quindi noi sappiamo già in partenza, io ero soltanto 16 anni presidente della Federazione Atletica, ho combattuto con tutte le mie forze contro il doping, ma il doping invece di diminuire aumenta. Ma questo non ci deve scoraggiare. Sarebbe demenziale pensare che siccome la gente ruba, allora tanto vale, è qui lo stesso, ogni tanto trovo qualcuno che dice ma bisognerebbe avere legittimo, ma che si diventa un atto? Ma mai! Mai! Però bisogna essere consapevoli che nonostante tutti gli sforzi è difficile, che il sacro del bullismo probabilmente continuerà, il bullismo ci sarà sempre di più. E però questo non toglie
chi ha forse qualche piccolo strumento in mano di usarlo quello strumento fino in fondo, che è quello che noi stiamo cercando di fare, allargando anche gli orizzonti. Quindi quando abbiamo fatto il concorso nazionale di tutte le scuole d'Italia per la produzione di short video, va bene, da parte delle scuole, dei ragazzi, come avete visto in questi altri filmati, e il Ministero della Pubblica Istruzione ha sottoscritto con noi un accordo triennale, abbiamo detto, beh, allora qui c'è un canale, che è quello anche delle immagini, che può addirittura essere transnazionale. E chi meglio di Franco Ascari, che è presidente dell'unica federazione mondiale sulla cinematografia sportiva, può dare una mano? Non a noi, non a noi, certo, ci fa piacere, siamo qui apposta, stiamo per firmare, ma in qualche modo contribuire alla causa, a fare in modo che, e oggi mi faceva piacere, ieri quando abbiamo fatto una presentazione e abbiamo visto un sacco di gente interessata, alcuni non hanno una struttura come questa, oggi parlavamo con due signore di Barcellona, responsabili del Museo Olimpico di Barcellona, appena costituito, e loro dicevano che in Spagna non ce l'hanno, e che loro vorrebbero che anche in Spagna ci fosse qualcosa di analogo. Ci hanno invitato ad andare là, a fare in modo che questi valori vengano condivisi anche all'esterno. Ecco, questa è la nostra sfida. Sappiamo molto bene che molto probabilmente questi fenomeni, che sono una vera emergenza del disagio giovanile, sono destinati ad aumentare, ma questo non ci toglie nemmeno un grammo della nostra forza per andare avanti. Se qualcuno ci dà una mano, noi siamo un no profit naturalmente, nessuno di noi è né retribuito né ha un minimo di valore, ma lo facciamo davvero con grande passione per l'idea che dopo aver trascorso una vita, lui ha vinto una medaglia tra l'altro in uno sport meno noto, che invece adesso lo è diventato molto di più, perché quando ha portato risultati straordinari all'Italia, anche grazie a Luca, io ho dedicato l'intera mia vita, sono lombardo di origine, sono mantovano, ma vivo a Roma ormai da una vita, ho dedicato la mia vita allo sport, sono stato membro della giunta del CONI, membro del CIO, ho presieduto un organismo internazionale andando in giro per il mondo e cercando di promuovere questi valori. A Pyongyang, capitale della Corea del Nord, sono andato a parlare con il grande leader di questi argomenti qua. Come è possibile che lo sport non faccia solo lo sport, ma che faccia anche qualcosa che va un pochino, non tanto, ma un pochino oltre i propri confini. Questo è il nostro intento. Siamo pronti per firmare. Grazie.